Nuovo appuntamento con Cultura Nazionale, che è un'associazione. In particolar modo di cosa si occupa? Ma noi promuoviamo cultura su Arezzo e non solo, perché abbiamo fatto anche appuntamenti su Castiglione Fiorentino e faremo anche probabilmente fuori provincia, quindi un'associazione che si occupa di cultura, di promuovere il territorio e la cultura nazionale. Ora abbiamo un altro appuntamento, dopo tutti gli appuntamenti che hanno portato centinaia di persone ai nostri eventi, ora verrà l'onorevole Santanchè domani alle ore 18 al Circolo Artistico di Arezzo e verrà a presentare il suo ultimo libro che è Sono una donna, sono la santa. Ecco, lei in questo libro si mette a nudo totalmente dal punto di vista imprenditoriale, politico e anche come dire, come donna in tutte le sue sfaccettature. Ecco, un evento da non perdere, un altro grande evento di cultura nazionale. Daniela Santanchè è la passionaria della politica italiana. Dicevamo un libro autobiografico dove ci sono alcune chicche. Sì, diciamo che lei svela anche alcune cose rispetto a, come dire, noi abbiamo chiamato questo ciclo di incontri donne controcorrente, perché per esempio ultimamente la Santanchè, anche andando contro, diciamo, agli ordini di partito, ha detto che a Roma voterebbe la Raggi, per esempio. Ecco, diciamo che sono donne come la Santanchè, ma come tante altre, che hanno, come dire, vanno controcorrente, sovvertiscono gli schemi, li rompono gli schemi. Ecco, a noi piacciono queste persone qui che, come dire, dicono le cose senza avere peli sulla lingua. Il politicamente corretto non ci appartiene.